Ciao! In questo video imparerai a realizzare uno stampo semplice in gomma siliconica. Uno stampo è generalmente composto da 4 elementi. 1. L'oggetto da stampare. 2. Il piano di base. 3. Le pareti che contengono la gomma. 4. La gomma stessa. In questo caso specifico utilizzo una gomma siliconica percolata di media durezza, ovvero la GLS Pro 30 Shore. L'oggetto che andrò a stampare è una scultura di un piccolo corno. Questa in particolare è in resina poliuretanica. Essendo che il silicone per poliadizione teme alcune sostanze che potrebbero inibirne l'indurimento, si consiglia sempre di pulire l'oggetto con alcol o diluente indicato per rimuovere impurità e preparare la superficie per un sottile strato di cera distaccante o, come in questo caso, con un colore acrilico spray. Per evitare gocce e accumuli, compi passaggi veloci e leggeri. Come base dello stampo si possono usare vari materiali. La caratteristica fondamentale però deve essere la completa assenza di porosità. Questo impedirà al silicone di aggrapparsi meccanicamente al piano. Anche in questo caso la superficie deve essere ben pulita e priva di agenti contaminanti. Per poter contenere il silicone si deve creare una barriera impermeabile in ogni sua parte. Quando possibile utilizza un unico contenitore non poroso che copra l'intera area interessata. Questo limiterà la possibilità di fuoriuscite. Se non fosse possibile, utilizza più sezioni, prestando particolarmente attenzione alle giunzioni. Anche in questo caso, la colla a caldo è un ottimo alleato. Per poter realizzare lo stampo in un'unica colata, una delle superfici dell'oggetto deve poter essere ancorata sul fondo, altrimenti potrebbe galleggiare e finire per essere inglobato. Io utilizzo della semplice colla a caldo. Il quantitativo di materiale necessario viene calcolato misurando il volume del contenitore fino a superare di un paio di centimetri la sommità dell'oggetto. Per tenere in considerazione il peso specifico del silicone, moltiplicare per circa 1.2 ed il risultato sarà il peso complessivo del materiale da preparare. GLS Pro 30 ha rapporto di miscelazione 1 a 1. Basterà dividere a metà il risultato ottenuto in precedenza per sapere di quanto A e B si necessita. Pro tip: non versare mai il silicone direttamente sull'oggetto da stampare. Versalo sul piano e fa che lentamente da solo abbracci l'oggetto. Per aiutare il silicone ad aderire bene all'oggetto, ripassa lo stesso con un pennello pulito. Picchietta o vibra la superficie di lavoro. Questo aiuterà l'aria intrappolata nel composto a combattere la densità del silicone e a salire in superficie. Ora lascia riposare 24 ore. Scolla le pareti dello stampo e forza con le dita sul silicone per combattere l'effetto ventosa. Con le dita libera la scultura fino ad estrarla completamente. Ed ecco uno stampo semplice in gomma siliconica per poliedizione che puoi conservare e riutilizzare a tuo piacimento. Ciao e buon lavoro!